Siamo soli nell'universo? Questa domanda viene posta davvero da tante persone. Ed è una domanda più che logica, più che legittima per quanto riguarda anche la disciplina chiamata esistenzialismo. Siamo soli nell'universo? Punto interrogativo. Ebbene, io dico di no. Secondo me, nell'universo, e ripeto, nell'universo. Non parlo quindi di sistema solare, quello dove siamo noi ubicati, che si trova nella Via Lattea, ma in altre galassie che si trovano a distanze astronomiche inconcepibili e irrealizzabili per quanto riguarda l'essere umano, esiste di fatto una forma di vita diversa da quella umana, da quella diversa, da quella animale, ma che secondo me esiste. Magari quelle persone e quegli esseri sono esseri, diciamo così, ibridi, non con due mani, non con due braccia, non con due gambe, ma magari hanno più occhi, hanno, diciamo così, un senso dell'orientamento diverso, ragionano in modo che non hanno piena coscienza e piena consapevolezza e soprattutto sono esseri di tipo inanimato, che comunque sì, hanno un'anima, sì, hanno un cervello, ma si pongono in una condizione, chiamiamola, di tipo animalesco, quindi si riproducono senza consapevolezza, fanno figli, eccetera, eccetera. Ecco, io sono convinto che in una parte dispersa di questo universo infinito, non creato ed eterno, ci sia una forma di vita, una forma di vita nettamente diversa da quella presente in questo pianeta. E dagli animali e dagli esseri umani, ma pur sempre una forma di vita autonoma, capace anche di farsi guerra, capace anche di riflettere oppure di vivere in modo ciclico l'esistenza e soprattutto capace di arrivare in chissà quali pensieri. Se però esiste questa vita, come io suppongo, perché non è arrivata sulla Terra? Forse per un fatto di distanza, perché noi dobbiamo immaginare che noi parliamo di distanze terrene, ma le distanze astronomiche sono inconcepibili da realizzare, da idealizzare, da concepire. Sono distanze talmente elevate, profonde, talmente gigantesche che non hanno niente di facilmente riassumibile o cumulabile in chilometri, metri, centimetri e, diciamo così, misure che a noi sono più familiari. Beh, da Leandro Smelli di nome è tutto, quindi ripeto, secondo me ci sono forme di vita in questo universo infinito, increato ed eterno. Grazie, saluti e al prossimo video.